Senti che in questo momento la tua autostima è un po' troppo bassa? Bene, allora sei nel posto giusto perché oggi ti parlerò proprio di tre esercizi che potrai applicare per migliorare la tua autostima. Io sono Jerry Grassi, psicologo, terapeuta specializzato in psicoterapia breve strategica e in ipnosi ericksoniana e oggi ti parlerò proprio di tre semplici esercizi che potrai applicare da subito per iniziare a migliorare la tua autostima. Andiamo subito dritti al punto, visto che la parte teorica l'abbiamo già fatta in altri video, oggi andiamo subito nel pratico e quindi vado subito a darti gli esercizi che vorrei che tu applicassi, fammi sapere poi ovviamente cosa ne pensi e come ti stai trovando nel metterli in pratica per iniziare da subito a migliorare la tua autostima. Bene, il primo esercizio consiste proprio nell'identificare una credenza negativa che hai su te stesso, quindi se tu ad esempio pensi di non essere abbastanza bravo o brava, scrivilo su un foglio. Quindi scrivi la tua credenza limitante, il tuo pensiero negativo su te stesso, quindi un pensiero autoboicottante, e dovrai metterlo nero su bianco scritto su un foglio. Bene, fatto? Metti in pausa e scrivi, rifletti e scrivi. Molto bene, adesso dovrai sfidare questo pensiero negativo. Quindi cosa dovrai fare? Dovrai scrivere almeno tre frasi in cui vai a sconfiggere questo pensiero negativo. Quindi dovrai scrivere dei esempi di momenti in cui questo pensiero non è vero, oppure delle eccezioni positive in cui non è successo. Dovrai scrivere quali sono le prove che hai che effettivamente è sempre vero questo tipo di pensiero negativo su di te. Ci sono dei momenti in cui questa affermazione non è vera? Ovviamente sì, tu sai che i pensieri un po' rigidi, i pensieri negativi rigidi, si installano dentro di te e sembra che siano granitici. Quindi io sono una persona che reagisce sempre in questo modo, io sono fatto così. Ecco, questo tipo di rigidità di pensiero è qualcosa che dobbiamo andare a sconfiggere. Come facciamo? Con delle frasi che dimostrino empiricamente che quel pensiero lì non è sempre vero. Quindi scrivi almeno tre frasi che contraddicano il pensiero negativo che hai scritto prima. Metti in pausa, fai l'esercizio e torna qua. Ottimo, bravissimo, fatto l'esercizio, perfetto. Anche se ti sembrerà un esercizio molto semplice, in realtà è una tecnica molto potente che io stesso utilizzo su me stesso per andare a smontare tutte quelle credenze limitanti che in alcuni momenti della nostra vita potrebbero sopraggiungere. Lo puoi fare con la frase che hai scritto, ma lo puoi fare con tantissimi altri pensieri negativi che in qualche modo potrebbero arrivare nella tua testolina. Quindi mi raccomando, utilizza questo esercizio e ogni giorno rimettiti a rileggere sia il pensiero negativo che le tre frasi che sconfiggono il pensiero negativo in modo da dare potere alle tre frasi opposte e quindi iniziare gradualmente ad incrinare le credenze disfunzionali e limitanti che sono presenti dentro di te in questo momento. Secondo esercizio. Bene, adesso andiamo nella direzione opposta, quindi la psicologia orientata proprio alla soluzione. Iniziamo a pensare a tutte le eccezioni che ci sono, come dicevamo prima, ma in maniera più precisa e dettagliata. Quindi inizia a pensare a quando tutto andava bene, quando non c'erano blocchi, quando avevi un funzionamento e ti sei sentito pieno di te, ti sei sentito con grande grinta, energia e con una ottima autostima. Inizia a pensare a questi momenti. Inizia a pensare proprio a degli specifici aneddoti, momenti, situazioni in cui ti sei sentito in quel modo, in cui ti sei sentito veramente potente e fiero di te stesso. Che cosa era diverso in quel momento? Quali erano gli elementi che avevi messo in campo? Come mai in quel momento lì tutto andava così bene? Cos'era successo di diverso? O cosa avevi fatto tu di diverso per far succedere delle cose diverse? Quali risorse o abilità hai utilizzato in quel momento? Ancora una volta, carta e penna, scrivi tutto, perché non c'è niente di più potente che vedere le cose scritte. Io so che adesso ti sto parlando, potresti guardare questo video in maniera un po' frettolosa, ma ti garantisco che in quel caso non cambierebbe nulla. Le cose cambiano se ti metti lì e dedichi una parte della tua attenzione e focalizzazione a creare, a produrre, a desiderare un cambiamento. Riflettendo costantemente e continuamente su questi momenti eccezionali, inizierai a dare maggiore valore a quello che fai e maggiore valore anche a quello che sei, e quindi a migliorare automaticamente anche la tua autostima. Esercizio numero 3.
In questo caso andiamo a prelevare l'esercizio dalla psicologia positiva e un esercizio di gratitudine, una parola che a volte viene un po' in un certo senso abusata anche dalla psicologia, ma la gratitudine è importante soprattutto nei nostri confronti quando abbiamo un'autostima molto bassa. Dobbiamo cercare di essere grati per qualcosa. È dimostrato che la gratitudine ha un impatto molto potente sulla nostra autostima. Quindi cosa devi fare? Ogni sera prima di addormentarti metti un blocchettino vicino al tuo letto e scrivi tre cose per le quali puoi essere grato in quella giornata. Quindi sarà successo qualcosa, avrai fatto un piccolo gesto, ti sarà successa una cosa anche minuscola che ti ha fatto dire grazie, grazie di essere in questo mondo, grazie a questa persona, grazie a me stesso. Quindi esercitati a trovare almeno tre cose in una giornata che ti possono far dire di essere grato per queste cose. Quindi una sensazione di gratitudine che tu andrai ad individuare, a circoscrivere, a identificare in ogni giorno e che andrai a sottolineare ogni sera in questo tuo diario della gratitudine. Questo esercizio, come capirai bene, sposta l'attenzione da quello che ti manca a quello che hai, quindi spostiamo la nostra attenzione su quello che già abbiamo, su quello che possiamo sentire, su quello che possiamo vivere, su quello che possiamo apprezzare in questo momento nella nostra vita. Io mi ricordo sempre che avevo visto tanti anni fa un video di un ragazzo che era nato senza braccia e senza gambe, lo faccio vedere spesso anche ai pazienti in studio, e questo ragazzo fa il motivatore in giro per il mondo e lui dice: se io mi stessi continuamente a ripetere che sono senza braccia e senza gambe, la mia vita ovviamente non avrebbe più nessun senso. In realtà io sono grato per essere qui in questo mondo e per poter portare un messaggio di gratitudine, di coraggio, di grinta, di voglia di esserci. Quindi se ce lo dice lui, che ha oggettivamente una condizione devastante, credo che ognuno di noi possa trovare delle piccole cose per cui possiamo essere grati ogni giorno e quindi iniziare a dare valore a quello che abbiamo piuttosto che a focalizzarci su quello che ci manca. Ricorda inoltre che la nostra autostima è come un muscolo, la devi esercitare. Se tu fai tanto esercizio, il muscolo si potenzia, diventa più forte, diventa più tonico, e qui è un po' lo stesso, è inutile avere il concetto se poi non applichi tutto quello che ti ho detto. Per questo ti dico sempre: applica, fai gli esercizi, dedica del tempo, metti nella tua agenda uno spazio in cui ti dedichi alla tua crescita personale, all'applicazione di questi esercizi, che se li fai ti garantisco che ti porteranno a un miglioramento netto della tua condizione. Miglioramento netto che spero tu mi vorrai scrivere anche qui sotto nei commenti, che mi vorrai condividere, che vorrai scrivermi anche privatamente e raccontarmi come sta andando e come sta procedendo questo viaggio di miglioramento di te stesso e di accrescimento della tua autostima. Grazie ancora per aver dedicato questo tempo a guardare questo video e quindi iniziare a lavorare sulla tua crescita personale. Come al solito sai cosa devi fare: metti il like, iscriviti al canale così sarai sempre aggiornato su tutto quello che posso fare per te. Rimaniamo in contatto e noi ci vediamo nel prossimo video.